Io vorrei introdurre, tra l'altro è un altro mio personale idolo, Francesco Adinolfi, se poteste fare anche un applauso a Francesco. Francesco è un giornalista a tutto tondo, giornalista dal 1978, broadcaster, DJ, è attualmente editor musicale di Ultrasuoni, che è il supplemento settimanale di musica del Manifesto. Pubblicato un libro, secondo me straordinario, che si chiama Mondo Exotica, che è uno studio aggiornato sull'exotica come suono, come forma e anche nel suo aspetto sociopolitico. Ha realizzato Ultrasuoni Cocktail, un programma cult per Radio 2, ed attualmente conduce Pop Corner, che è un'altra trasmissione sui generis. Lui ha una maniera, sarà anche la prima domanda che gli farò, ha una maniera di interpretare il broadcasting è proprio il lavoro di speaker in radio assolutamente unica. È DJ e le sue serate sono al ritmo soprattutto electro lounge, funk, ultrabossa e ha collaborato tra le tante testate anche con il Melody Maker, scomparsa testata giornalistica inglese che ha fatto la storia da quelle parti. Ha pubblicato nel 89 il libro Suoni dal ghetto, la musica rap dalla strada alle hit parade. E quindi Francesco, la tua attività in questo momento si divide tra l'attività in radio e quella di scrittura, che continua ad essere comunque molto molto importante. Allora, innanzitutto, come coniughi queste due attività? Anche perché il pubblico che hai davanti a te è molto profilato, perché ci sono colleghi giornalisti sia di carta stampata che di radio che di giornali. Il tuo è un profilo abbastanza allargato perché lavori per Radio 2, scrivi per alcune testate molto importanti a livello nazionale e lo fai in maniera, io continuo a dire, molto molto originale. Intanto, vabbè, grazie per l'introduzione impeccabile, saluto tutti e grazie di avermi invitato e voi di essere lì. Sì, beh, questo è un sogno, nel senso la possibilità di poter trasporre in suono quello di cui tu scrivi e parli e viceversa è sicuramente un valore aggiunto importante. Farlo su Radio 2 a livello nazionale è ancora più interessante, è ancora più importante. Farlo secondo, e questo è un bene per me e dico sempre finché dura, ma dura da un po', però sai come funzionano le cose nel nostro paese, anche in particolare in Rai, farlo secondo termini e parametri che si compannano in maniera totale alle cose che faccio io è pagabile da tutti i punti di vista, nel senso che io non ho nessun tipo di restrizione. Mai avuta, quando questa cosa è avvenuta, chiaramente ho fatto un passo indietro. Questo perché puoi permettertelo, tra virgolette, nel senso che avendo comunque poi la possibilità di ritornare a scrivere a tempo pieno quello che tu vuoi, puoi anche permetterti di fare un passo indietro. È chiaro che se l'unica fonte di guadagno dovesse per qualche strana ragione essere soltanto il mezzo radiofonico, lì le cose ovviamente potrebbero anche cambiare. Fino a questo momento è andata bene, in particolare mi è andata bene. Quindi l'idea di poter arrivare a così tante persone all'ora di pranzo, dalle 15 alle 16, con quel tipo di suono, lo ritengo sconvolgente. Ogni giorno che appunto, io vado in onda sembra un miracolo. E quindi questo è particolarmente interessante. Il manifesto è un discorso a parte, nel senso che io sono il responsabile dell'inserto musicale, Ultrasuoni, e ovviamente per ovvie ragioni che riguardano la testata, che riguardano il giornale, lì esiste una specificità da un punto di vista musicale che ti consente libertà sotto un punto di vista. Le due cose incredibilmente si parlano, c'è questo punto di unione tra un mondo assolutamente altro, che è quello giornale, in particolare il manifesto, è quello mainstream, tale che è Radio 2, così come qualsiasi altra radio commerciale, però vedi Michele, ti consente questo tipo di cosa perché c'è poi un riscontro, perché in effetti sia i dati di ascolto che i riscontri interni dimostrano che se vai a spingere su determinate direttive, su determinati e in determinati ambiti, poi c'è
d'ambito ricettivo. Non è detto che una playlist debba per forza comprendere determinati suoni di grande massa, tra virgolette, oppure che queste cose debbano essere confinate alla notte o dalle 21 a salire. Il fatto che ci siano alle 15 ti dimostra che sono cambiate molte cose anche nel nostro paese, e quindi che questa orizzontalità, dove tutto è possibile, dove tutti fanno tutto, poi in realtà, se vai su un tuo specifico, sapendolo comunque anche presentare, introdurre, incartare nel senso più buono del termine, quindi presentarlo rispettando le caratteristiche di quegli artisti, poi la cosa ha un suo riscontro. E questo mi rende Senti, il tuo modo di condurre in radio per me è stato sempre un esempio, nel senso che è qualcosa di assolutamente originale. E quindi ti volevo proprio porre questa domanda: quando hai iniziato a interpretare il tuo ruolo di speaker in una maniera così anche concitata, originale, in radio ascoltarti è un'esperienza molto diversa da ascoltare altri conduttori radiofonici, perché hai uno stile molto personale. È uno stile anche che hai appreso o che hai iniziato a sperimentare sulla scorta di esperienze estere, o è qualcosa che hai sviluppato da te? Beh, diciamo che è ovvio che io consumo radio da moltissimi anni, quindi ci possono essere state, ma questo fino ad un certo punto, perché tieni conto che fino a pochissimo tempo fa era difficile approvvigionarsi in parte informazioni o altro se non eri direttamente in loco, e quindi canali statunitensi, canali inglesi, e lì dovevi starci perché non è che passa. No, l'idea di condurre, dunque, io ho delle mie linee guida, che chiaramente sono mie, nel senso che cerco di lavorare su due livelli. Io parlo di cose molto adulte, tra virgolette, molto vecchie, e quindi diciamo Rolling Stones, tanto per farti un esempio, okay? Cose molto vecchie da un punto di vista di impatto, no? Vecchie dal punto chiaramente anagrafico, soprattutto come suono potrebbe essere, ma che questo è quello che riguarda il parlato, quindi tutto quello che riguarda il racconto. Poi ovviamente non è solo così, però te la dico in linea di massima, accompagnato ad un suono ipermoderno, super contemporaneo dal mio punto di vista. E quindi il gruppetto fatto da ragazzini di 18 anni che vanno sparatissimi con un funk spizzissimo, il nuovo gruppo soul sempre lì fatto da giovanissimi nati in Olanda, Germania, soprattutto Gran Bretagna, eccetera eccetera, oppure affido a dei produttori, dei remixer in giro per il mondo, brani specifici a cui viene cambiato il segno, cioè pur mantenendo la caratteristica originaria, cioè sapendo che quello è James Brown, però lo ritrascrivi, lo rielabori, lo rimetabolizzi in una maniera completamente diversa, che ti fa capire che è sempre James Brown, ma va su un mondo che è quello assolutamente contemporaneo di ieri. La musica mi serve anche, allora, se non ci fosse questo tipo di suono io non riuscirei a farlo, perché devono essere delle robe che mi parlano in maniera totale, per le quali io vivo. Io ho un rapporto fortissimo con questi gruppi, intanto perché mi ricerco sempre da solo, in secondo luogo perché ho un rapporto diretto con quasi tutti gli artisti che trasmetto, e cioè attraverso SoundCloud, attraverso YouTube, attraverso una serie di chiaramente di canali, io entro in contatto con questi artisti e cerco di stabilire un contatto forte, per cui comincio ad entrare nei loro mondi, mi cominciano a mandare dischi, cose, eccetera. Quindi comunque è tutta roba che io sento, profondamente mia. Inoltre sono questo tipo di suoni che scandisce il ritmo del programma, cioè consente a me di stare dentro il programma in un determinato modo. Con tutto il rispetto, con un Neil Young non lo potrei fare, capisci? Cioè ho bisogno di una tempistica mia dettata proprio dei suoni. Tutto questo crea
questo tipo di approccio, questo tipo di formula che è poi Pop Corner, così come lo è stato in passato, come dicevi tu, Ultrasoni Company. Inoltre vi pongo sempre ed esclusivamente una questione, cioè io sto trasmettendo, rivolgendomi ad una persona, quindi io parlo direttamente a una persona X, che può essere un amico o un conoscente, può essere mia moglie, può essere mia figlia, non lo so, però c'è se non mi vedo mai dentro una storia allargata. Da qui nasce il mio rapporto interpersonale con l'ascoltatore a cui do del tu, cioè non riesco a parlare a voi, sembra una cosa talmente grossa, una cosa talmente egotistica, cioè l'idea di me che parlo a voi, non ce la faccio, io quindi parlo a te. Poi quel te ovviamente si allarga, no? E diventa tanto. Però ecco, questi sono un po' i punti chiave intorno a cui ruota la costruzione del progetto. Alla base di queste quattro giornate del Link Festival c'è la ricerca di un'analisi di ciò che sta avvenendo nel panorama giornalistico contemporaneo e soprattutto delle mutazioni di questo periodo, perché è naturale ed è sotto gli occhi di tutti vedere che la professione di giornalista sta cambiando anche in funzione dei nuovi media. Per quanto riguarda la radiofonia, partiamo da questo, il podcast e lo streaming sono sicuramente due elementi essenziali di un nuovo modo di intenderne la fruizione. Tu che hai un'esperienza decennale, più che decennale in radio, come analizzi il cambio anche della professione di giornalista in funzione di questi nuovi media e in funzione soprattutto della possibilità di fruire in maniera completamente diversa dell'informazione ma anche dell'entertainment legato alla radiofonia, e quindi come cambia il tuo lavoro e soprattutto come può cambiare e come si può evolvere il lavoro delle giovani leve? Beh, podcast e streaming hanno cambiato in maniera più o meno radicale anche il modo di concepire la fruizione, il rapporto con l'ascolto. Se poi ci aggiungi anche le scalette, questo cambia in maniera radicale, cioè tu fornisci una linea guida che sono le playlist di quello che tu hai trasmesso, che contravviene in maniera totale a tutto quello che è stato anche il mondo dei DJ, per dirti. Quando l'hip hop viene fuori a metà anni 70, una delle caratteristiche, lo sai benissimo, era quella di immergere i singoli vinili in acqua affinché le etichette si staccassero e le persone che poi venivano lì vicino non sapevano riconoscere, non potevano riconoscere chiaramente il pezzo che stavi mandando. Quindi è l'esclusività che pertiene esclusivamente a te e che di conseguenza rende unico quello che stai facendo. Questa è una storia che è completamente cambiata e quindi consente un trattamento totale per quanto riguarda la fruizione. Io leggevo sul Guardian di ieri, dell'altro ieri, era riportato che la radio continua ad avere potere di incidenza fortissima per quanto riguarda l'ascolto, cioè va bene Spotify, va bene tutto quello che vuoi, ma poi è la radio che in moltissimi casi, ovviamente dove è più specializzata, dove è più caratterizzata, a dettare o comunque a tirar fuori, a far affiorare, creando anche delle linee guida, delle connessioni, far affiorare gruppi o storie che fino a quel momento non potevi conoscere. È ovvio che l'ascolto, la funzione differita, che è quella del podcast, cambia il rapporto con l'ascoltatore, però fino a un certo punto, perché poi è come se il tempo rimanesse congelato, e cioè è vero che cambia e differito il rapporto, però io vedo poi sulla pagina di Facebook del programma e altrove che è come se quel momento fosse unico e irripetibile per chi lo sta ascoltando, e quindi finisce che ho sentito podcast di quella cosa, non ho capito questo, quindi voglio dire, non è che venga percepito come qualcosa di lontano, è come se, ed è un classico della rete, è come se tutto coesistesse contemporaneamente, la trasmissione in diretta, la trasmissione in differita, che da un lato è un bene, dall'altro ovviamente ha i suoi lati negativi, perché è ovvio che l'irripetibilità di un determinato momento la perdi nella sua riproducibilità.
possibilità, però bene, è il gioco della rete, va giocato e in maniera inevitabile consente anche di allargare il tipo di pubblico che tu hai, consente di fornire maggiore informazione. Per resto, visto che parliamo costantemente di condivisione, il podcast è un mezzo di condivisione splendido, quindi la possibilità di poter fornire informazioni che fino a qualche anno fa era assolutamente impensabile. Stefano Isidoro Bianchi, che ti ha preceduto pochi minuti fa, ha chiuso il suo intervento dicendo che secondo lui il ruolo dell'intermediatore culturale, quindi del giornalista culturale per esempio, ormai è non può essere quasi più considerato un lavoro. A tuo parere ci sono ancora le condizioni perché il giornalismo, in particolare il giornalismo legato alla terza pagina dei giornali, alla radiofonia che sviluppa contenuti su cinema, su musica, possa ancora essere remunerativo? E come dovrebbe essere affrontato anche l'iter proprio di formazione per un ragazzo che si voglia mettere in campo e che voglia provare a lavorare in questo ambito? Beh, no, non è vero che non è un lavoro, non è vero che è quasi un gioco. È proprio perché è percepito in questo modo che diventa particolarmente importante, in questa orizzontalità costante di blog e di tutti che sanno tutto, ma alla fine nessuno sa niente, è come i vari Masterchef. Le nostre televisioni sono bombardate da programmi da cucina e di cucina, ma alla fine nessuno cucina, nessuno sa cucinare, è tutto un continuo parlarsi, raccontarsi, eccetera. Poi una fattualità, una storicità del prodotto, uno spaghetto non lo sai fare, tanto per dire. Quindi il discorso qual è? È che ci sono miriadi di microblog che ti raccontano qualcosa, ognuno dal suo punto di vista. In realtà è cambiata, cioè quello che è cambiato il modo di fare critica musicale. In che senso? Nel senso che si tende ad avere molta più attenzione rispetto al passato al lifestyle, al modo di vivere, di vita, di rappresentarsi degli artisti. Non conta se Miley Cyrus fa bene qualcosa, canta bene e quello che le sue canzoni esprimono da un punto di vista artistico, conta esclusivamente il modo in cui lei si rappresenta. Questo vale per lei, ma vale anche per i Vampire Weekend, cioè vale a più livelli. Ed è lì che entra il critico musicale, lì che entra chi, avendo accumulato passato e nella progressione della quotidianità, avendo accumulato giuste e debite informazioni per cercare di caratterizzare quel determinato personaggio, quel determinato artista, nel modo in cui vive, rappresenta, parla ed esprime quel determinato spirito del tempo, è lì che fa la differenza. Cioè siamo tutti capaci a contestualizzare la lingua all'infuori di Miley Cyrus, però è interessante capire, non perché lo fa, perché è evidente questa reazione fortissima a tutto quello che ha rappresentato nella sua vita Disney e tutto, ma come proprio l'adolescente oggi si rappresenta in ambito musicale. È lì che va ad intervenire il critico musicale, secondo il mio punto di vista. Poi è ovvio che il discorso lo vedi sui vari blog, lo vedi sui vari siti, tutti parlano di tutto, però poi alla fine c'è questa marmellata in forno orizzontale da cui non esce nulla di forte, di incisivo. Allora, questo è quello che io penso. Quindi il ruolo è fondamentale ancora del critico musicale, lo continuerà sempre ad essere, ovviamente sì, e come testimoniato dai tempi che sta avendo a livello digitale e non solo, e quindi necessita di diverse contestualizzazioni, però è dire che è diventato un gioco, secondo me non funziona. Tu curi le pagine della musica di Alias, Il Manifesto. Alias ha sempre avuto una caratteristica che
a mio parere, l'ha resa anche in questo caso quasi unica sul panorama nazionale, cioè gli articoli sono davvero di approfondimento. Gli articoli che pubblicate molto spesso raggiungono anche le 15.000 battute, le 20.000 battute di testo, il che significa un impegno sia da parte di chi scrive sia da parte di chi legge. Quindi la domanda che ti vorrei fare è duplice. La prima parte è... ti sembra che in questo momento il fatto che l'informazione e la critica musicale siano arrivate sul web, questo abbia creato un aumento dell'approfondimento oppure un depauperamento dell'approfondimento? Quindi questa è la prima cosa. Carta stampata rispetto al web, ma anche carta stampata rispetto ad altra carta stampata, quindi testate giornalistiche differenti tra di loro che si impegnano alla critica musicale, ma lo fanno in maniera diversa. E in questo momento che c'è la possibilità di avere spazio a dismisura per fare degli approfondimenti importanti, ti sembra che sia più facile o più difficile calarsi proprio all'interno della critica? Il discorso che facevo prima, nel senso che dipende da come la fai questa cosa, nel senso che puoi essere profondissimo in rete, così come su carta stampata, così come su un quotidiano, su un giornale. Alias è per sua natura, così come il manifesto, lavora proprio intorno agli approfondimenti. Però la stessa trasposizione in rete sul nostro blog del giornale, così come gli altri colleghi miei usciti dal manifesto, eccetera, continua a mantenere una specificità e una, come la chiami tu, una profondità anche di valutazione che aveva prima sulla carta. Io voglio dire questo però, una cosa è cambiata in maniera radicale, quindi faccio anche un appello ai ragazzi, alle persone che sono presenti lì. Io cerco sempre collaboratori per il giornale, in particolare per il trasporto, e quindi se qualcuno si vuole fare sotto è ben accetto, non è una campagna d'acquisto, lo faccio per una semplice ragione, perché vedo che rispetto al passato effettivamente le cose sono cambiate da 2 o 3 anni a questa parte, e cioè dove io ricevevo proposte di collaborazione 1, 2, 3, 4, 5, 6 proposte, 7 l'anno, adesso il numero è calato drasticamente. Perché? Perché è molto più facile rappresentarsi in rete da un proprio blog con 20 parole, 30 parole, 15 righe, 12 righe, 40 righe messe lì così, dove non esiste nessuna forma di controllo. È molto più difficile rappresentarsi lì dove chiaramente esiste un bisogno anche di contestualizzazione e di approfondimento, e questo lo vedo perché la rete in questo senso ha reso tutti in un certo senso rei di questo peccato originario di potersi arrogare la presunzione poter fare tutto. Io a malapena riesco a fare quello che riesco a fare, lo dico per falsa modestia, per fare popcorn al mio studio dalla mattina alla sera. Un programma di 1 ora mi vanno via almeno 4 ore preparate, tra 3 ore la mattina, 1 ora e mezza la sera, tra preparazione di scaletta e valutazione anche dei fatti, di discorsi che andrai a fare. E a volte mi domando anche, ma non sarà troppo? No, però c'è qualcosa in me che mi dice lo devi fare, perché sennò la cosa non funziona. E quindi esigo lo stesso tipo di attenzione. Se non riesco a controllare una data, non riesco a controllare la grafia di un nome, se non riesco a controllare e a verificare un dato, divento pazzo. Ma questo perché? Perché nasce da una formazione universitaria, da una formazione scolastica che mi ha portato a questo. Ecco, dove c'è verifica, dove c'è controllo, dove esiste un tipo di attenzione da parte delle persone che ti commissionano o accettano la tua proposta, lì è diverso, lì è più importante ancora mettersi in gioco, perché esiste un contraddittorio forte, ed è una cosa che chiaramente fa paura. Per questa ragione che dalle 10-15 proposte che avevo fino a 3-4 anni fa, adesso sono arrivato a malapena a 1-2 proposte. Quindi se vi va, fatevi sotto, qui è porte aperte, come la remota. Ok. La seconda parte della domanda relativa al tuo impegno con Alias del Manifesto è legato al fatto, a una cosa di cui abbiamo trattato sia ieri e ne tratteremo anche domani, cioè la necessità di coniugare i contenuti all'interno di un layout grafico che sia invitante e chiaramente ben chiaro.
Ecco, Alias l'ha sempre cercato di fare e ha cercato appunto di declinare e di rendere quanto più leggibili possibili articoli anche molto sostanziosi, sia dal punto di vista dei contenuti che proprio della quantità di testo. In che modo vedi che funziona la fruizione del testo su Alias se rapportato al layout e al modo in cui viene impaginato? Beh, fondamentale, tra l'altro adesso stiamo facendo un restyling dell'inserto che partirà tra breve. E beh, il contenuto. Allora, io parto dal presupposto che anche un pezzo di carta bianca, per come sono fatto, se la cosa ha un senso e una sua profondità, va benissimo. Cioè, per me, tanto che c'è scritto è quello che ci metti dentro dal punto di vista di scrittura. È ovvio che questa posizione confligge in maniera totale con il grafico che ti dirà no, attenzione. Poi sempre una lotta endemica, costante, da sempre, tra giornalisti e grafici, perché giustamente ognuno cerca di far passare il proprio punto di vista. Il grafico è convinto che senza un adeguato contorno una determinata notizia non avrebbe quello spessore, quel senso, non riuscirebbe a bucare quella pagina in quel modo. Il giornalista invece è più propenso a scrivere fiumi di parole, fiumi di cartelle, cartelle di testo pur di passare il suo punto di vista, ma pure questo funziona, cioè in 40 righe, in 20 righe si può fare tutto, si può fare molto bene, dipende da quello che c'è dentro. A me conta esclusivamente la qualità della cosa. È ovvio che la grafica diventa un valore aggiunto importante e nel caso di Alias lo è sempre stato. Lo è sempre stato perché avevamo nella maggior parte dei casi giornalisti, grafici giornalisti, che avevano un'attenzione particolare a quello che stavamo facendo e che loro stessi, se fossero passati dall'altra parte della barricata, sicuramente avrebbero avuto l'atteggiamento che abbiamo sempre avuto noi. Queste due cose hanno creato una sinergia fortissima dal punto di vista grafico e di scrittura, e per questa ragione Alias è stato in più di un'occasione premiato, è stato in più di un'occasione considerato in maniera particolarmente alta per quanto riguardava questa unione, questa combinazione di grafica e testo. Adesso ci ritroviamo e questo nuovo inserto uscirà a breve e anche lì abbiamo deciso di dare insomma, una rivista a quello che abbiamo fatto fino ad ora. Quindi sì, le due cose vanno d'accordo per forza di cose, però ti ripeto, per me è sempre importante quello che c'è scritto e non il contesto dove va, cioè è importante la sostanza, quello che c'è nel pezzo, non la cornice intorno alla quale e dentro la quale va a stare. Però sai, è questione di punti di vista, il grafico ti direbbe esattamente il contrario. Poi un altro dei temi centrali che stiamo trattando durante questo festival riguarda la formazione, sia la formazione dei giovani che vogliono avvicinarsi alla professione di giornalista, sia la formazione professionale, la formazione continua che deve anche caratterizzare un po' il nostro lavoro. Allora, in questo senso, se io penso a te e al modo in cui tu lavori, la prima cosa che mi viene in mente è che tu hai ritmo sia nello speaking quando sei in radio, ma hai ritmo anche molto nella scrittura. Secondo te, come si fa a fare formazione e come si fa ad apprendere anche il ritmo? Cioè, in radio ci devi parlare, ci devi stare per ore on air per riuscire ad acquisire il ritmo, per riuscire ad acquisire, per esempio, a cancellare quei bianchi, quei vuoti che si possono creare e cercare di far restare l'ascoltatore incollato. Quindi quanto ci deve essere di formazione, diciamo, frontale, seminariale e quanto ci deve essere invece, quanto si deve implementare tra i tanti che poi sono passati nelle redazioni in cui tu hai lavorato, quanta necessità c'è di fare pratica continua? Michele, questa è una domanda molto difficile a cui io onestamente non so rispondere perché penso che nasca tutto quanto dalla pratica continua, nasce dalla persona, da cosa si fa. Cioè questa voglia costante di rappresentarsi, questa urgenza nel dire le cose perché ritieni che quella cosa è importante, poi si abbina ad un ritmo, ad una ritmicità che inevitabilmente caratterizza te nella tua vita, nel tuo quotidiano. Io sono fatto così. Non è che poi in radio sono in un modo e esco e sono tutt'altra cosa. Questo lo vedi come dici tu nella scrittura, nella conduzione. È ovvio che a forza di
lavorarci, sta dentro queste cose, a forza di far pratica. Quindi la tua quotidianità poi si acquista una scioltezza e una fluidità che altrimenti non verrebbe. Però penso che sia anche innata, cioè innata, sia insita in un carattere che è questo, cioè io sono esattamente quello che scrivo e il modo in cui conduco. C'è questa nevrosi di fondo che mi caratterizza, questo modo anche ipercinetico di stare nelle cose, nella mia vita, sono fatto così, questa attenzione maniacale ai fatti, volte alle parole, si scatenano dei dibattiti meravigliosi al giornale quando uno si interroga sulla rappresentatività, cioè voglio dire, non è che stiamo lì a parlare di questo, ma l'altro giorno parlavamo della rappresentatività della lingua oggi, una follia, non farebbe nessuno, no? Nel senso di come proprio si è evoluto il linguaggio. E quindi è anche l'attenzione a determinate cose che ti porta ad avere questo modo di condurre, questo modo di fare. Io parlo centrato su di me. Poi è ovvio che ho visto tantissime persone partite in un modo e finite in un altro, sono venute nel tempo, hanno acquistato una grandissima scioltezza e quindi penso che la pratica sia fondamentale. Però poi le differenze in tutti i campi fanno anche le persone dal punto di vista caratteriale, perché qui non è questione di tecnica, tu devi essere in grado in un momento specifico di saper coprire, parlo della radio, quei 3 secondi di buco che a un certo punto si sono verificati, perché si verificano. E lì le cose nascono perché sei fatto in un determinato modo. E quindi quei 3 secondi diventano il pretesto fantastico che aspettavi da una vita per dire una cosa che altrimenti non avresti mai detto. Quel silenzio è qualcosa che viene esattamente nel momento in cui doveva venire. Oppure per essere completamente in braghe di tela e sei perso, smarrito. Lì dipende anche da come sei in grado di interagire con il mezzo. Passiamo a un altro argomento, che è quello del mercato. Il mercato editoriale, e vorrei iniziare a fare un parallelo tra il mercato che c'è in Italia in questo momento per i giornali e per l'editoria e quello che c'è all'estero. Tu hai avuto delle esperienze all'estero, una che insomma a me piace molto, naturalmente, di cui sono anche invidioso, è quella con il Melody Maker. Innanzitutto, quali sono le differenze che tu vedi tra quello che sta accadendo in Italia nel recepire delle nuove modalità di fruizione per il lettore, per l'ascoltatore e così via, dell'informazione, quello che insomma succede al di fuori dell'Italia e in Italia? Ti sembra che l'Italia sia a regime? Allora, guarda, io, a parte Melody Maker, ho lavorato anche a lungo per Sounds, che era il grande rivale di Melody Maker, e mi divertivo moltissimo a vendere i pezzi a uno all'altro, creando dei disastri inumani. Ricordo tra i vari esempi questo meraviglioso episodio dell'intervista a Lou Reed che passai a Melody Maker facendo, non lo sapevo ovviamente, innocente, facendo saltare tutti quanti i piani editoriali della casa discografica, che invece aveva pianificato fior di inserzioni pubblicitarie e con tanto a livello di corrispettivo economico. Per dirti questa cosa perché esiste un lavoro, un'attenzione totale alla musica, a quello che la musica rappresenta in Gran Bretagna, per dirti, rispetto al nostro paese. Nel nostro paese non c'è sostanzialmente nulla. Grandi siti di quotidiani italiani lasciano sistematicamente sfornito tutto l'ambito. Guardali, inutile che ti dico i nomi. Aprili e dimmi quando viene fuori una notizia o una cosa che non sia o una morte o qualcosa di assolutamente eclatante. È ovvio che non esiste il paragone, non funziona. Se tu pensi che la redazione del Guardian, e faccio l'esempio di uno dei giornali che più conosciamo, che molti di noi conoscono, ma anche Liberazione, altri, insomma, se vivi il Guardian ha una redazione per quanto riguarda il web che è ancora più potente della redazione del cartaceo. Da noi è assolutamente impensabile. Quando uscì il libro Mondo Exotica mio nel 2000 da Einaudi in Italia e poi nel 2007 in America, c'erano una serie di persone che lo volevano recensire, incontrai il corrispondente del Guardian qui a Roma ed era arrabbiatissimo,
parliamo del 2007, perché i suoi pezzi venivano in un certo senso divisi. Una parte di pezzo finiva sul web e l'altra parte finiva sul cartaceo. E mi diceva: le storie stanno cambiando moltissimo, e cominciano a spostare quasi tutta la redazione sul web. E vai a vedere i risultati. Hanno un sito che dal punto di vista musicale è incredibile, presentissimo. Frankie Knuckles, che è scomparso lunedì, l'uomo che ha lanciato la house music, è stata battuta da loro quasi per primi, ma questo non significa nulla, cioè voglio dire, c'è poi un approfondimento, c'è tutto. Quindi io non lo farei assolutamente questo paragone. Da noi siamo indietro anni, anni, anni luce, perché nelle redazioni dei giornali che non si prende in considerazione il fatto di quanto il mondo dei suoni possa essere fondamentale. Perché io parto sempre da questo presupposto, che la musica non ha mai fatto le rivoluzioni, perché sono i partiti che cambiano i paesi, che cambiano le storie. Però tu pensa quanto sarebbero state noiose le rivoluzioni negli Stati Uniti senza quel tipo di colonne sonore negli anni 60, o senza le rivolte negli Stati Uniti a livello di mondo afroamericano nero, senza un supporto da un punto di vista musicale che andasse di pari passo dal free jazz all'hip hop con quel tipo di cose che sono successe in America. Quindi voglio dire, però la musica è fondamentale, la musica è un indicatore determinante di quello che succede in un paese, in un mondo dove viviamo. Penso che l'Italia, in questo senso, ieri come oggi, non sia cambiato nulla. Senti, una delle sfide principali che in questo momento il giornalismo deve affrontare è quello del ripensare i contenuti in funzione dei diversi media. Quindi non duplicare pedissequamente quello che appare sulla carta stampata, che poi diventa magari un PDF online, che poi diventa semplicemente uno speaker che lo rilegge in radio, ma pensare di declinarli e di ripensarli proprio in funzione di ogni media. In Italia ci sono degli esperimenti, a me il primo che viene in mente è quello che sta facendo il Sole 24 Ore con Nova, ma in linea generale, tu che segui quotidianamente l'evoluzione dell'informazione e lo segui attraverso differenti media, che cosa pensi che si possa fare e a che punto pensi sia l'Italia? E se hai in mente degli esempi che possano essere calzanti per dimostrare come l'intreccio di differenti media e l'utilizzo dei linguaggi in maniera consapevole possa essere anche utile innanzitutto al fruitore, al lettore. Tornando all'esempio di quel giornalista inglese di cui prima, lui era arrabbiato anche per questa ragione, perché era costretto, pagato con lo stesso compenso, a dover riscrivere quella parte che gli finiva in rete in un modo, cioè chiaramente adeguandola al mezzo digitale, e dall'altro, o comunque modificandola per non rendere la stessa cosa, e l'altra parte passarla invece sul quotidiano. E mi diceva che comunque il compenso era lo stesso, e quindi era una cosa che era diventata più stancante rispetto a prima. Nel mio caso non c'è questo, nel senso che, non dico nel mio, ma in tanti altri casi, a parte delle impercettibili modificazioni all'interno del testo, in realtà non esiste un diverso tipo di rappresentazione di te stesso o dell'evento secondo tu lo possa lavorare in rete o che tu lo possa lavorare sul cartaceo. Anche perché molte volte le redazioni, e questo dico all'estero, in Italia pure avviene questa cosa, ma in maniera minore, sono dotate di giornalisti che chiaramente lavorano sulla stessa notizia, uno per la carta stampata e più stessa testata, ovviamente uno per la carta stampata e un altro per il digitale. Se dovessi chiaramente trovarmi di fronte ad una cosa del genere, e a volte è successo, al di là di pochissime modifiche o modificazioni al testo già utilizzato su un metodo o sull'altro, lascerei che le cose in una maniera o nell'altra continuassero a parlarsi esattamente di tempo, sia da una parte che dall'altra, almeno per quanto mi riguarda. Cioè non riuscirei proprio tecnicamente a scindere, che siccome lì vado in rete devo lavorare in un determinato modo, qui sto sul cartaceo, lavoro in un altro, io sono questo, finito il gioco.
sia da una parte che dall'altra. Dico io fuori da ogni forma, Diego, riguarda qualsiasi altro collega, non io nello specifico con un nome. Per quanto riguarda la musica, nell'ultimo periodo, negli ultimi anni c'è stata una incredibile parcellizzazione e questo ha creato innanzitutto la difficoltà di determinare delle vere e proprie scene e tra l'altro c'è anche un disorientamento palpabile da parte dell'ascoltatore che non riesce quasi più a star dietro alle novità. In questo caso la critica musicale può fungere e riesce ancora nel 2014 a fungere da guida, ma non tanto guida nell'acquisto, ma quanto proprio guida nell'approfondimento, nella consapevolezza che la musica è un elemento socio-culturale, perfino politico, e che ascoltare con attenzione non significa semplicemente capire se uno canta bene o male, ma capire come collocare quel determinato cantante, quel determinato gruppo all'interno di una scena, quindi di un movimento culturale. Credi ancora che questa funzione del giornalista musicale possa essere espletata nella stessa maniera o addirittura in maniera migliore rispetto a quello che accadeva prima? Beh, sì, è il discorso che facevamo un po' di minuti fa, nel senso che il ruolo del critico musicale è quello di cercare di fare dare un minimo di una guida in un ambito che, ripeto, è diventato talmente magmatico e orizzontale, dove tutti poi dopo dicono tutto e alla fine nessuno dice niente. Però la rete in questo senso è stata fondamentale, cioè noi dobbiamo partire dal presupposto che la ragione per cui tutti conoscono Springsteen, tutti conoscono Michael Jackson, tutti conoscono i Genesis e pochissimi conoscono la maggior parte dei gruppi che trasmettono in Italia, e perché effettivamente molte cose sono cambiate. Cioè, quando uscì Born to Run di Springsteen, sia Newsweek che Time, contemporaneamente, quindi stiamo parlando del massimo del mondo, sia Newsweek che Time contemporaneamente misero Springsteen. Quindi quando esisteva poco per tutti, è evidente che quel poco arrivava a tutti. Adesso la cosa è completamente cambiata. Grazie alla rete, nel suo bene, nel suo male, è possibile vivere di scene parallele a me completamente o a te o a loro, ai ragazzi lì completamente sconosciuti, ma che hanno un loro seguito, un punto di riferimento, un loro osservatorio dal punto di vista dell'apprezzamento e della tipologia umana di una persona a cui rivolgersi, che prima era assolutamente impensabile. E quindi cioè il fatto che la rete sia riuscita, e questo lo ritengo fondamentale, assolutamente rivoluzionario, a rendere grande, bene o nel male, quello che qualche anno fa era assolutamente inesistente. Quindi tu hai delle scene incredibili, parallele al resto, quello che gira nel mondo, a livello di radio, eccetera, che sarebbe assolutamente stato insospettabile fino a quel tempo. La ragione per cui tutti quanti continuano a riconoscere Springsteen, la ragione per cui tutti quanti riconoscono questo tipo di mondo, la ragione per cui David Bowie è considerato ancora un personaggio enorme da tutti quanti i punti di vista, è perché un tempo passavi attraverso quel cuneo che era esclusivamente lì. Ora, in mezzo a tutte queste scene, in mezzo a tutto questo mare, è evidente che se riesci ad avere i giusti mezzi accumulati dai tuoi studi, dai tuoi percorsi, dalle tue specificità, e allora riesci comunque ad inquadrare queste cose dal tuo punto di vista e dal tuo punto di vista lavorativo. E quindi il ruolo del critico musicale continua ad avere una sua valenza forte, che anzi, lo ripeto, lo dicevamo anche prima, proprio in questo momento ha una sua valenza, dove tutti sono critici musicali, con milioni di blog in tutto il mondo, ovunque, anche nel nostro paese. Senti, un'ultima domanda. Radio 2, o meglio, Radio Rai in generale, nel corso degli anni ha presentato alcune delle più interessanti e più importanti, a mio parere, trasmissioni radiofoniche della storia. Cioè, se io penso a Stereonotte, se penso a Planet Rock, se penso a Suoni Ultrasuoni, ricordo delle esperienze straordinarie e ricordo soprattutto una spinta
curiosa nei confronti dei nuovi ascolti e di quello che accadeva nel mondo musicale di quel tempo. Pensi che quella stagione sia definitivamente tramontata? Pensi invece che quello che sta accadendo oggi sia una diretta prosecuzione positiva? Insomma, si può replicare quella modalità di fare radio e attualizzarla nel 2014? No, secondo me è finita, è completamente estinta, perché come nel caso di Springsteen, Bowie e i nomi di cui si faceva prima, c'era solo quella. Da 20 anni a questa parte, e con 25 anni a questa parte, con l'arrivo della televisione commerciale e quindi con l'apertura di nuovi spazi di interazione che il pubblico ha avuto, la radio ha perso, secondo me, la funzione fondamentale che aveva al tempo. Quindi, dalle 20 in poi, e sono questi dati che hanno a che fare, con cui abbiamo a che fare quotidianamente, dalle 20 in poi, dalle 20 e 30 in poi, il dominio della televisione è assoluto, a parte alcune rarissime eccezioni. Per non parlare del sabato e della domenica, quando tra posticipi, anticipi di calcio, eccetera, nessuno veramente è più interno a determinate storie radiofoniche. E qui entra in gioco fondamentale il discorso che si faceva prima, cioè quello del podcast, che chiaramente differisce la fruizione, differisce l'ascolto, ma non è la stessa cosa. Io ho fatto grandi Stereonotte è stato fondamentale. Stereonotte partiva da 00:30 e arrivava fino alle 6:15, coprendo fasce di orario che erano 00:30, 1:30, 1:30, 3, 4:30, 4:30, 6:15, e tu dovevi adeguare giustamente una scaletta a quel tipo di orario, ma c'era solo Stereonotte. Entravi nelle case, accompagnavi chi studiava, accompagnavi chi chiaramente viaggiava e chi lavorava di notte, quindi, ma con un approfondimento e con una specificità che erano enormi, se ci pensi, perché poi ognuno portava il suo bagaglio, le sue storie, i suoi generi musicali, i suoi stili. E questa storia è finita, nel senso che ci sono tante Stereonotte in giro per il mondo, sono nelle web, sono ovunque, e soprattutto c'è tantissima televisione, che non, ovviamente non parlo musica, ma proprio come tentativo è uscito nella maggior parte dei casi di catturare spesso l'attenzione. Io questo lo vedo, perché se io vado a confrontare il tipo di ascolto, ma soprattutto il tipo di attenzione che avevo lavorando fino a qualche mese fa, il sabato sera e la domenica sera, c'è un mondo completo, al di là del fatto che il pubblico dal punto di vista di età si abbassa quando tu stai determinate fasce orarie, ma poi se devo andarti a fare il conto, perché lo vedevo dagli sms, dall'email, dalla reazione, proprio dalla reattività del pubblico, non esiste paragone. Questo vale per qualsiasi altra forma di intrattenimento sonoro radiofonico su canali nazionali. Del resto, voglio dire, se mi hai posto il problema del perché, a parte rarissime eccezioni, i radio commerciali poi non dedicano nessun tipo di approfondimento, né che lo facciano durante il giorno, ma tanto quantomeno la sera, perché poi non c'è partita. Io sentivo l'altro giorno, mi è capitata una cosa interessantissima, ero in macchina e era domenica o sabato, adesso non mi ricordo, e passando sulle varie stazioni sono arrivato su DJ dove c'era Platinette, la quale chiede ad un'ascoltatrice: dove sei, che cosa stai facendo? E questa signora dice: ah, guarda Plati, ti sento sempre, ogni volta che sei in onda io mi sintonizzo. E risponde lei: ma come, lo stai facendo a quest'ora, ma non guardi la televisione? E lei fa: no, io la televisione non la guardo mai a quest'ora, sento sempre te. Ah, strana, quindi sei proprio una delle poche. Cioè, voglio dire, la consapevolezza è anche in chi fa la radio a quell'ora. Quindi il territorio è dalle 6 di mattina fino alle 20. Dalle 20 a salire, purtroppo le cose sono cambiate in maniera radicale. Bene, ringraziamo Francesco Adinolfi. Noi ti seguiamo chiaramente su Pop Corner, quindi anzi, dacci il via.
Mi raccomando, oggi dalle 3 alle 4, anzi se qualcuno lo sente, manda l'SMS, grandissimo saluto, non fosse altro per il fatto di avermi sentito per un'ora, cosa che io a me non l'avrei fatto questo ritardo.